Arriva in treno e raggiunge Piazza Sant'Agostino a piedi e senza scorta. Puntuale, senza scorta, senza auto blu, senza niente. Normale, dovrebbe essere la normalità, credo, non la notizia, la normalità. Sarà che il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, gioca in casa, ma la sua naturalezza con cui stringe le mani e ascolta la gente fa quasi notizia. Tanto che una lettera consegnata da una mamma preoccupata per il futuro del proprio bimbo è il caso degli asili Pallanca ed Acropoli, sconvolge un po' la scaletta, ma non turba più di tanto il ministro che raccoglie l'invito. Ciao, Maria Elena. Molto Allora, ha piacere. parlato di speranza. Le consegno questa lettera che probabilmente lei già ha avuto modo di vedere. Le scuole di Arezzo vengono date in gestione, vengono esternalizzate per il patto di stabilità. Non possono assumere le maestre in sostituzione dei pensionamenti. E quindi vorremmo chiedervi di difendere le scuole d'Arezzo, visto che siamo un comune virtuoso, no? Sindaco, Noi il già ci sindaco si è conosciamo, pronto. Noi già ci Il sindaco, conosciamo no, non ci siamo, bene. Sì, no, no. sinceramente Allora era no. una che gli assomigliamo. Ah, bene. Il sindaco nelle sue promesse elettorali difendeva la scuola La difendo ancora, bene, penso. e vorremmo che la difesa fosse concreta e vorremmo un impegno veloce perché noi a settembre dobbiamo rimandare i bambini. Io chiaramente leggerò la lettera, ne parlerò con il sindaco, anche Fanfani, per conoscere meglio la situazione. Chiaramente vediamo quello che si può fare, quello che c'è da fare, però credo comunque che il comune di Arezzo stia garantendo dei buoni servizi per le scuole, per la scuola dell'infanzia, per la scuola materna. Comunque dobbiamo anche essere onesti e riconoscere che comunque il comune di Arezzo sta gestendo bene questo servizio, sta garantendo degli insegnanti di livello, di qualità ai bambini. Come è giusto, come è doveroso che sia. Poi si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio, però dobbiamo dire che comunque Arezzo è sopra la media anche italiana per quanto riguarda l'impegno per la scuola, per l'educazione e l'accoglienza dei bambini ed è chiaramente fondamentale perché poi è giusto consentire alle mamme e ai babbi di poter lavorare sapendo che i bambini sono in un posto sicuro, che sono cresciuti bene e che per loro è un'esperienza anche formativa importante, cominciando da piccoli. Quindi vediamo un po'. Mantenere le promesse elettorali, ne abbiamo un gran bisogno da italiani. Lo abbiamo sempre fatto, noi siamo arrivati, scadenze, date verificabili. Va bene, bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie, ciao.